guardando, bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo a Stellina, lunedì, martedì, giovedì e sabato 19:30, canale 16 Super J. La mail di la stellina @supergei.it, numero WhatsApp 351 75 32 450. Giulianova, andiamo a sentire cosa dice la gente. No. Che dici? Ti fai la passeggiata? La passeggiata, facciamo una bella passeggiata, ci facciamo. Ma ancora fa caldo. E quindi approfittiamo, no? Che caldo. Vabbè, ma secondo te sto caldo? Il 3 di novembre è anomalo, è giusto. No, no, è giusto, ma adesso è giusto. Serve il caldo adesso. Serve, però così risparmiamo. Così risparmiamo il termosifone. Niente. Dottore, tu vuoi aggiungere qualcosa? No, no, va bene quello che ha detto lui, tanto stiamo assieme. È un po' anomalo sto caldo, però penso che qualcosa cambierà prima o poi. Tu dici? Sì, penso di sì, là, perché mo da domani, come hanno detto, mette brutto tempo, speriamo. Anche perché un po' d'acqua ci serve. Va bene. Okay, ciao, buona giornata. Pioverà, non pioverà. Qua gira gente a maniche corte e pantaloncini. Infatti caricate proprio. Infatti. Hai parcheggiato vicino, sì, se no sì, è un casino. Infatti. Tutto a posto? Tutto bene. Ma questo caldo del 3 novembre è normale. Non lo so. Fa calda, me lo dico. Fa calda è meglio, non consumiamo il gas. Bravo signore, questo mi piace. È vero. Grazie, buona giornata. Pure a voi. Che te, nazisti? Ti nazisti, sai perché? Otto, ti nazisti, sai? Lo scambio. Ma scusa, distribuisci i pesi per altre tasse? Che ci sta ancora la vendita? Che ci porta? Un pomodoro? Che ci porta? Ma raga, secondo te che ci porta là? Non lo so. Secondo me porta il pacco. Il pacco, sì. Il pacco di Natale ci porta. Grazie signor, grazie, grazie. Ma signora, perché non piove più? Perché non piove più? Ma ringrazio a Dio, così non sprechiamo i soldi per il metano, che non ce lo danno. Ah, ok. Ciao, ciao. Le riprese? Sorry, I'm from United States. Ah, United States. Dallas, Texas. Dallas. Sì. Ah, it's visit time in Abruzzo. Second time. I had to come back for porchetta. Ah, porchetta. You like porchetta? Oh, the best. When you return in USA, take your porchetta. No, take a bus. take a bus. Bus and street food and New the York. Best food. The best food. Grazie. Okay. Thank you very much. Dio. Dal Dallas, Texas. Buongiorno, ma è normale 3 novembre questa temperatura? A me mi pare proprio di no, però se la prendiamo anche tu perché dici, va bene questo caldo. Non accendiamo il termosifone, ci hanno tanti pro. Va bene così. Vabbè, va bene. Qua Giuliano si sta bene lo stesso, però con sto caldo. Sai che succede? Che qui a Giulianova, tu lo sai, sei di Teramo, qui a Giulianova ci fa sempre più caldo di lassù da voi. Però in più c'ho un pezzettino di terra che la roba non cresce, fa troppo caldo. Quindi tu aspetti la pioggia, se non sbaglio. La pianta la fa, la pianta. Ah, sono già piantato. Già piantato. È così, è l'imbecille così. Quindi ti lo pozzo, il capo Oggi che pioveva, avete visto il telegiornale, che non pioveva. Non si prendono più le previsioni. Cala di là, non so perché cala la parte di là. Tu dici? Quindi pioveva a Mociano, No, no, è nell'là. Nel terreno. Ah, sto capendo. Nostro americano, amico del maestro, che tu da Mociano sei andato a Dallas a fare gli arrosticini. Arrosticini adesso, sì, adesso a Dallas sanno chi sono gli arrosticini e la porchetta abruzzese. Ma lì tu che lavoro fai? Faccio di tutto.
tutto fa. Arrosticino, porchetta, pasta, formaggi freschi, da Gino. Al ristorante? Non ancora, adesso faccio cose sotto, a casa. Go to home and you... Gino americano. Gino divino. Ah, va bene. Il mio amico Stan. Stan ha parlato prima. Partecipiamo alle bontà abruzzese. Va bene. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie. Piacere. Hai fatto il pieno? Hai fatto il pieno. Ma sto gallo il 3 novembre, è normale. Come noi sparambiamo qualcosa? Va bene, ma sparagnà, perché se no gioco salato. Quindi diciamo una manna dal cielo, diciamo. Questo è l'aiuto di Dio. Quindi. L'aiuto di Dio, la mano di Dio. Se posata su Giulianova. Almeno sparagniamo qualcosa, almeno ci mettiamo qua. Tu dici. Al giorno ci riscaldiamo. E alla sera stiamo bene. Preciso. Ma la sera Giuliano come sta? È umido oppure? È un po' umido ci sta. Però, insomma. Continuasse così tutto novembre. È una tombola, signora. Dici che morri più. La sera è freschetto, il giorno si sta bene. La mattina alla sera esci la casa, mezzogiornata esci, sti tranquillo, giusto? Ma già adesso si va bene, però. Si va precisa. La gente che va stracciato pure. Sì, ci sta che tipo stagione. Noi battiamo un bigolone, sa? Guarda che classe! Quando ne state? Noi siamo due. Va bene. Siamo noi due. Giulia, hai portato a fare una gitarella, signora, ma si può dare sì, così. Ci si può dire, però ogni fermo qua, Giovanni sta fermo. Non è più. Ma guardate attorno, non è che io gira una volta. No. A cani gli piace perché non ci sta più la compagnia di prima. La musica. La musica è cagnata. È cagnata la musica. La musica è tanta cagnata. Che cazzo parcheggio? La parcheggia di io è da Gioia Levante. E ora che la puoi girare? Di su da parcheggiare. Dove? Sulla ragnatela. Tu ci sta le busti. A chi la sa? Scendi giù e ritorni in su. E poi te la vedi su per casa sta con me la frutta. Te la mette dentro la maglia. La compro sulla campagna nostra la frutta. La signora da Lumara mi sta avvicinando e mi fa: signor, se tocca, ma che fai scemo? Ci sta marato? Sì, ma che è sto gallo lo 3 novembre? Normale? Un paio di giorni poi finisce. Tu dici? Sì. Ma sta fuori dall'aeroporto per sì, ricordo. Ma... Tu dici che finisce? Guarda, sì. Da poter in televisione, siamo un finisce. Il caldo continua, io torno. Sabato piove. Attenzione. Secondo te sabato piove? Sì, sì. Ufficiale. Anche domani può darsi. Anche domani? Anche domani. Quindi sabato. Ma se separate, vedi che sta lontano. Andiamo a sentire qua altro è. È normale questo caldo il 3 novembre? Non è normale, ma ben venga, perché meglio amo il sole. Quindi te lo stippi tutto io quanto. Amo il sole, senza sole non vivo bene. Ti dà gusto. Il mare è 4 mesi l'anno, il sole appena ne vedo un goccino vado, me lo becco. È chiaro. Ma secondo te pioverà? Quando pioverà? I ragazzi forse sabato domenica dicono, ma non lo so. Non è qualche giorno fa dissero che forse già da oggi, ma invece si sono sbagliati. Ma ultimamente non ci prendono più queste previsioni. Vabbè, anche i computer sbagliano pure. Dicono che non possono sbagliare, ma è tutto computerizzato, però qualche errore lo fanno pure. È normale questo caldo il 3 novembre? Purtroppo non è normale, però ci dobbiamo accontentare, speriamo che adesso si cambierà la temperatura, domani. A tu li mai accordato, non sembra così? No, sembra una cosa strana, quei giorni, a questi tempi, certo, a neve un metro e mezzo, un ghiaccio. Quindi prima faceva più freddo, confermi la terra. Adesso il clima è cambiato, capito?
non è più il clima di una volta. Come si dice? Sì. Dal mattino alla sera, una volta fra un'ora, spalza temperatura. Ora siamo a 10 che vanno a 15. Ieri prova di forza del Milan, diciamo. No, il Milan in coppa adesso forse tenderemo la scalata alla finale, forse. Tu dici? Voi siete abituati più alle coppe che alle coppe del campionato. Noi vinciamo un campionato, poi ci accoppiamo minimo due o tre coppie di campioni ogni campionato. Quindi ci credi dopo la prova di forza di ieri? Non ti sbilanciare, però. Perché non mi sbilancio perché la gente ti vede, poi ti sente, poi te lo ridice. Comunque, prova di forza. Comunque, prova di forza. Perché 4-0, insomma. E più ci giocheremo la Juve vincente campionato. Tu dici? Questa è una sorpresa. Oggi che giorno è? Il 3 sì. novembre, vabbè, vediamo. Quindi Juve scudetto, Milan Champions League. Sarebbe. La mia chiede 5 euro, forfettare, così 5 euro. 5 euro. Va buono. Sì, dove vai con questa buccia Savage? Mi sono comprata una cosa bellissima, ma però adesso non te la posso far vedere. No, in anteprima. Top Secret. Sì. Di una manifestazione. Ha voglia, ha voglia. Io sono la cugina di Daniela, quindi hai presente. Allora... L'occhiale è fashion, assai, signora. Sì. Mica pizze e fighe. Va bene, buona passeggiata. Grazie. A te che ti sei rifrata questo occhiale. Salutami Nice. Grazie, ciao. Salutiamo la zia Nice, ciao. Ma puoi fare un primo piano che non posso fare scala, capo? Siamo con l'amico Gianni, come stai? Sto bene, amicone. Che vi facendo al mercato? La camminata, tati. La camminata? Devo fare la camminata qua. Poi i valori cominciano ad aumentare. Mi sfarfallate. Non va bene. Oh, ma sto galla, ancora si può il mare. Ma ci vuoi, vedi, sono calato apposta. Io dal paese sto andando apposta al mare. Vedi che andiamo a prenderci un po' di mare. E dopo... Mi fai riportare o risali a prendere? Speriamo che risalga da solo. Fatti, se no c'è la linea 1 che mi riporta al paese. Va bene, amico mio, buon lavoro e buona passeggiata. Grazie. Godi il suo paesino. Lei regge per sua moglie. Sì, esatto. Mentre si prova i vestiti. Esatto, la mia funzione è proprio quella lì. Il reggente. Al servizio. In vacanza? Vacanzuccia breve? Sì, breve, sì, sì. Di dove noi siamo di Teramo, giriamo i mercati, proprio facciamo una trasmissione. Proprio diciamo che rompiamo le scatole a chi gira per il mercato. Fate bene. Poi facciamo una funzione popolare, capito? Bene. Voi da dove venite? Ferrara. È la prima volta che venite qui in Abruzzo? No, siamo già adepti. Dei clienti appassionati. Quindi siete degli affezionados. Esatto. Va bene. Conosciamo la zona, diciamo. Sì. Avete battuto a tappeto. A tappeto. Vabbè. Il giorno dopo la festa, senza quattrini e dolore di testa. Quello uno invece diceva mal di panza e mal di testa. No, il giorno dopo la festa, senza quattrini e dolore di testa. Perché... Ma tu che c'hai, non c'hai 12 anni, 13 anni, hai festeggiato Halloween? Oppure? Ma io non l'ho fatto, l'ho fatto con mia nipote, l'ho portata a Roseto in giro perché quella è fissata per Halloween. Ma i tempi tuoi si faceva su Halloween? Ma vattene, tu stavi, i tempi miei non ci stava niente. I tempi miei non c'era niente. 1 e 2 novembre si faceva, i morti di santi. Tutti i santi e tutti i morti, quello era. Quello era. Halloween. Halloween tu stavi? Zucche, niente, ci mangiavamo. Zucche e saggeggi, ma tu di chi? Beh, quello era. Va bene, maestro. Va bene. Sto calla, tutto sto calla. No, speriamo, magari dura un altro mese. Perché è che la luce costa cara, lo pellet non ci sta ragione, l'umidità non ci sta ragione, almeno se fa lo calla ne appicciamo il fuoco, ne appicciamo il riscaldamento e saremo andati a cucire. Assolutamente sì. Magari tanta gente mi sta dicendo sta cosa. Oddio, noi... normale ci vuole la pioggia. Se non arriva la pioggia quest'anno è un casino che anche non ci sembra proprio. Non si può più andare a fare. No, non si mette niente, manco l'Ucraina si mette. Niente. Finisce qui un'altra puntata di Dillo a Stellina, lunedì, martedì, giovedì e sabato, 19.30, canale 16, Super J, la mail Dillo a Stellina, @superj.it, il numero WhatsApp 351-7532-450. Ringraziamo Fabio le riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare. Alla prossima. E allora...